Allora, questo video, questa registrazione, questa mia spiegazione è molto importante. Continuate a tenere davanti la fotocopia che vi ho dato io, la fotocopia numero 2. Del proemio noi abbiamo fatto solo i primi 40 versi e non è il caso di andare oltre. Perché le cose dette qui ve le recuperate facendo la trama. La trama in sintesi ve la dirò in un altro video. Intanto, per curiosità, leggetevi la trama dettagliata che dà il nostro libro. Ok? Allora, chiariamo alcune cose. Cosa c'entra Cartagine e cosa c'entra Didone nell'Eneide? Allora, nel proemio avete sentito dire da Virgilio che la dea Giunone era ostile alla città di Troia e amava invece tanto la città di Cartagine. Nella trama scoprirete che Enea nel suo viaggio finirà sulle coste di Cartagine, finirà a Cartagine. A Cartagine che si trovava in quella che oggi è la Tunisia, quindi sulle coste dell'Africa del Nord, quindi bagnata pur essa dal Mar Mediterraneo. Il problema qual è? Se voi leggete la nota numero 26 della mia fotocopia con il numero 2, vi viene detto che al tempo di Enea, cioè quando Troia viene ingendiata, Cartagine era ancora una piccola città, sorgeva appena, anzi non era nemmeno una città, era appena sorta, mentre nel proemio Giunone sa già che la sua potente Cartagine sarà distrutta da Roma. Poi, nella trama vi viene detto che giunto a Cartagine, sbattuto sulle rive di Cartagine, Enea è ospite della regina Didone. Si innamora di lei, però il fato gli ha detto che deve andare nel Lazio, quindi, dopo essere stato l'amante della regina Didone, l'abbandona. Parte e lei per la disperazione si ammazza. La trama ci dice questo. Ed è alla corte della regina Didone che Enea racconterà cosa è successo prima. Quindi vedrete che Virgilio ricalca lo schema narrativo dell'Odissea. Ricordate? Ulisse racconta tutto alla corte del re Alcino, Alcino, così Enea racconterà tutto stando ospite a corte della regina Didone. Quindi va in flashback anche l'Eneide perché incomincia, si dice, in medias res, cioè nel bel mezzo della vicenda. Allora, l'alunno per capire questo deve sapere che Virgilio, nel parlare della città di Cartagine e della regina Didone, non ha seguito la storia, cioè ha fatto finta
che Cartagine fosse già potente e che la sua regina fosse già Didone. Non è così. Le date storiche sono ben altre. Allora, sulla fotocopia che io vi ho dato, fotocopia che non dovrete buttare mai finché campate, perché è utilissima per capire tante cose che riguardano l'Italia in pratica, le nostre origini, la nostra cultura. Non a caso io su quella fotocopia ho messo la fondazione di Roma da una parte e quella di Cartagine dall'altra. Allora, che dovete fare? Sul quaderno vi fate la linea del tempo e ci mettete sopra le date storiche in ordine cronologico. E quindi adesso vi farò vedere come Virgilio nell'Eneide non segue la cronologia della storia, ma anticipa alcune cose, perché lui, essendo vissuto dopo, sa già cos'è successo. Allora, innanzitutto dovete mettere, e credo che sulla fotocopia siano scritte a mano da me, prima di tutto dovete mettere, ricordate che siamo avanti Cristo, quindi dovete andare dall'anno 0 verso sinistra, mettete il 1250, la guerra di Troia. Qualche storico dice 1194, è lo stesso, non importa. La fondazione di Cartagine, gli storici la collocano nell'814 avanti Cristo, quindi viene dopo la guerra di Troia. Ok. Poi mettete nel 753 avanti Cristo fondazione di Roma. Poi dovete posizionare le guerre puniche, che sono state tre. Le guerre puniche sono le guerre combattute da Cartagine contro Roma, e le date sono la prima dal 264 al 241. La seconda dal 218 a.C. al 202. E la terza dal 149 avanti Cristo al 146 avanti Cristo, e finisce come lo sappiamo: vince definitivamente Roma, distrugge Cartagine e diventa lei e rimane lei la più grossa potenza del Mar Mediterraneo. Di tutti i popoli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, sconfitta Cartagine, Roma diventa per parecchi secoli regina incontrastata. Poi, sulla linea del tempo, mettete il periodo in cui è vissuto Virgilio. Cioè, mettete 70 avanti Cristo e 19 avanti Cristo, anno della sua morte. Adesso, tenendo davanti la linea del tempo che avete costruito sotto mia dettatura, capite bene come nell'Eneide le date non sono rispettate. Vediamo il perché. Se Troia viene distrutta più o meno 1200 anni prima di Cristo, come fa ad esistere Cartagine? Come fa Enea ad andare in una città che sarà fondata la bellezza di 400 anni dopo? È chiaro. Quindi, come farebbe Enea
a incontrare Didone a Cartagine, se Cartagine sarà fondata 400 anni dopo, è una finzione letteraria che ha fatto Virgilio perché gli serviva. Che cosa? Gli serviva dire che Roma avrebbe distrutto Cartagine. Per dire che Roma era così potente da distruggere persino Cartagine. E questa cosa chi poteva far piacere? All'imperatore Augusto, cioè tutto quello che Virgilio racconta, travisando anche la storia nel senso dei fatti realmente accaduti, gli serve perché deve esaltare la figura dell'imperatore Augusto, che gli ha chiesto di scrivere un'opera che parli di lui. E beh, Augusto non lo capì subito, dopo lo capì. Allora, vediamo adesso la leggenda della fondazione di Cartagine. Allora, dovete ricordarvi una cosa: l'anno scorso avete studiato la storia dei popoli antichi, fra questi i Fenici. I Fenici che in un primo momento, cioè che partono praticamente dalle coste dell'attuale Libano. Allora, i Fenici erano una potenza, io dico sempre liquida, nel senso che il loro potere non era un potere su un territorio continuo, no. Il loro potere era sparso per il Mar Mediterraneo perché uscirono dal Libano e si sparsero per tutto il Mar Mediterraneo fondando delle colonie. Ok? Questa è la caratteristica del popolo fenicio. Andate a rivederlo sul libro di storia dell'anno scorso. Allora, vi ricordate anche che fra le città più importanti fenice c'era Tiro. Allora, a Tiro, da Tiro, la storia vera dice che partì un gruppo di persone che andarono sulla costa nord dell'Africa, dove ora c'è la Tunisia, e lì fondarono la colonia di Kart Adasht, italianizzato in Cartagine. In latino era Cartago Cartaginis, italianizzata in Cartagine. Quindi è vero che Cartagine era una colonia fenicia? Sì, è vero. La leggenda dà un nome a queste persone che partite da Tiro andarono a fondare la colonia di Cartagine. Parlano di una principessa di nome Teoiosso o anche Elissa. Virgilio la chiamerà Didone nell'Eneide, ma il nome era Teoiosso o anche Elissa. Questa regina scappa via da Tiro perché il fratello Pigmalione gli ha ucciso il marito Sicheo. La regina con sua sorella Anna, portandosi dietro ovviamente amici, servitori, quindi un gruppo di questi, sbarca sulle coste dell'Africa e qui chiede al re Yarba un pezzo di terra per fondare la sua città. Vi ricordo che questo nella letteratura, nell'epica, che si incrocia con la mitologia, poi lo sapete,
È uno stereotipo, cioè sono situazioni che si ripetono sempre uguali. Un nobile lascia la sua città per andarne a fondare una sua. E questa cosa non è solo frutto di leggende, nella storia c'è sempre stato un gruppo di persone capeggiate da un principe, da un aristocratico, che lasciano una città e ne vanno a fondare un'altra. Ok? Oltre che a conquistare nuovi territori, c'è anche questo fenomeno dell'andare a fondare una città. Allora, quando la regina Teiosso Elissa va sulle coste dell'Africa e chiede un po' di terra a questo re Yarba per fondare la sua città, il re Yarba vuole sposarla, anzi vogliono sposarla anche altri principi, altri popoli, i capi di altri popoli, ma lei rifiuta. Stessa storia di quando i proci vogliono Penelope, pure questo è un altro stereotipo. Allora, qui c'è un'altra leggenda collaterale: il re Yarba, per prendersi gioco di lei che l'ha rifiutato, le dice che le darà la terra che riuscirà a coprire con il manto, con la pelle di un animale, e le dà la pelle di un animale. La regina, pardon, la principessa Teiosso è furba, taglia la pelle di un animale a striscioline sottili, 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 ne fa un filo enorme e quel filo lo fa diventare perimetro della terra che Yarba gli deve dare. Questa è una leggenda nella leggenda. E allora, quindi Teiosso diventerà poi lei fondatrice e regina di Cartagine. Allora, nell'Eneide Virgilio la chiamerà Didone. Ok, l'abbiamo capito. Quindi nella nota 26 della mia fotocopia numero 2 si legge: al tempo di Enea, secondo la finzione del poeta, Cartagine sorgeva appena, e quindi con le date ci siamo. Ed era comunque, come si vedrà, il centro cittadino di un minuscolo territorio. Al tempo di Virgilio, quindi guardate la linea del tempo, Cartagine era già stata distrutta da Roma, perché io vi ho detto le date delle tre guerre puniche. Quindi Virgilio che cosa fa? Fa un pasticcio, perché nell'epica in fondo è così, lo vedrete quando studierete altri poemi epici, vedrete che l'autore prenderà sempre spunto da delle vicende storiche, ma lei, virgolette, guasterà, o meglio le aggiusterà a modo suo, perché gli serve parlare così di quelle vicende storiche. Mi spiego? Quindi Virgilio, nel momento in cui nel proemio dice che Giunone sapeva già che un giorno Roma fondata dai discendenti di Enea avrebbe sconfitto la sua amata Cartagine. E grazie, lo può dire perché l'autore dell'Eneide, Virgilio, aveva già, cioè ai tempi di Virgilio, quelle cose erano tutte successe. Ricordate anche di mettere nella linea del tempo quando vive Omero e quindi quando ha scritto l'Iliade e l'Odissea, di cui l'Eneide è il seguito, ok?
che l'Eneide è in fondo il seguito sia dell'Iliade che dell'Odissea. Quindi, messe tutte queste date in ordine, ovviamente discendente perché siamo prima di Cristo, avete chiara la situazione. E quindi, alla luce di questa lezione su Cartagine e su Didone, rivedete il proemio, la trama, e tutto vi sarà più chiaro. Sulla fotocopia della fondazione di Cartagine, poi vi dice anche cose che non conviene che impariate perché troppe nozioni. Poi vi dice solo che l'immagine qui fotocopiata è una pittura ritrovata a Pompei, in quella che era la casa di un chitarrista suonatore di cetra, ma lasciate stare, ecco, è la prova che anche nelle pitture parietali di Pompei c'è l'episodio di Enea che si congiunge, che ama Didone, ok, ma lasciate perdere, ecco, piuttosto è importante il fatto che i personaggi di Enea e di Didone vengono accostati insieme per la prima volta non da Virgilio, ma da un altro poeta, da un altro scrittore latino che è Nevio, nel suo Bellum Penicum, cioè nella sua Guerra Punica. È un poema di Nevio che parla della Guerra Punica, appunto. Quindi, ecco, vi serve dire che non è Virgilio il primo autore ad aver accostato Enea a Didone, personaggi che non sono vissuti nella stessa epoca, ok?